Un nuovo spazio che noi abbiamo denominato polifunzionale, proprio perché vuole attrarre i giovani, i ragazzi e lo vuole fare in varie dimensioni, soprattutto per creare occasioni di incontro tra i giovani per parlare di internet, ma non solo, per parlare di cultura, ma non solo, per avere la possibilità di creare qualcosa di innovativo, ma non solo. E soprattutto uno spazio per creare qualcosa che vada al di là della solita start-up, che aggiunga qualcosa alla tecnologia, che aggiunga qualcosa al desiderio dei nostri giovani di essere sempre connessi attraverso internet. La connessione attraverso internet, le start-up sono importantissime, ma quello che è importante è che dietro tutto di questo ci sia un cervello umano che sia capace di interagire con gli altri. Quindi vogliamo vincere la solitudine che crea internet, vogliamo dare ai giovani la possibilità di parlare delle loro esperienze su internet, ma di parlarne tra di loro. Qual è la sua opinione sulla decisione del Tribunale di Milano di riabilitare Berlusconi? Nessuna.